Un ennesimo festival davanti all'obiettivo, ma la differenza sta nel fatto che mentre i normali festival intontiscono autori, cantanti e pubblico, questo serve invece a potenziare l'intelligenza di ragazzi psichicamente ritardati. Enzo De Gattis, cantautore, ha 17 anni e non conosce la madre. Questo festival è nato tra le mura dell'ospizio Sacra Famiglia, un istituto che insieme a 2500 ospiti adulti raccoglie anche un migliaio di ragazzi handicappati da una serie di deficienze fisiche, psichiche o di carattere. È risultato un esperimento didattico coraggioso e rivoluzionario, attuato per la prima volta in Italia, e l'esito è stato superiore ad ogni aspettativa. Imitare gli urlatori può dunque sviluppare l'intelletto. Anche se pensando alla faccia del bravo Celentano non si direbbe proprio.